Non si vede. Buongiorno. Buongiorno Ettore Colombo. Ciao Ettore! Quanto tempo? Dopo magari ti faccio uno squillo, così ti prendo in giro un po'. Mi manchi. So che ti manco. A chi non lo conoscesse, Ettore è un bravissimo istruttore. Non è attivo sui social, ma quelli seri non sono come me. Loro lavorano. Mica su TikTok a pizze e fichi. Lui è specializzato in rally obedience. Correggimi se sbaglio. Buongiorno Romina. Io non ho ancora scoperto come fare le live insieme. Non so se ti posso invitare, Ettore. Vediamo, eh. Eh no, perché non mi compari. No. Ciao amica. No, anche sto giro vi risparmiate una diretta fra me ed Ettore che litighiamo. Del resto dovreste pagare il biglietto per vederci litigare io e lui, perché siamo troppo belli insieme. Buongiorno Giacomo Gas. Al solito, se avete delle domande cinofile sui vostri cani, oggi ho messo il timer a 35 minuti perché è il tempo che ho a disposizione. Poi, come tutti i giorni, caricherò la live su YouTube. Cosa ci racconti? Ma datemi uno spunto voi. Io, ad esempio, stavo leggendo l'ordinanza sindacale della città di Lentini, grande sindaco siciliano, veramente adesso ci faccio anche un post Instagram, perché il signor sindaco Saverio Bosco ha firmato un'ordinanza chiedendo e vietando ai propri cittadini di portare fuori gli animali nelle ore principali centrali della giornata. Vieta di lasciarli anche sui balconi, anche se il balcone è all'ombra, e di assicurarsi ovviamente che abbiano a disposizione acqua fresca e cibo. Serve un'ordinanza sindacale per una cosa di questo tipo? Sì, perché ieri io non sono in Sicilia, sono in provincia di Varese, ma c'erano comunque 32 gradi anche qua. Alle 4 del pomeriggio ho beccato 4 persone del paese, perché qui abbiamo la crème della crème, evidentemente, in giro sull'asfalto rovente con questi cani che si sarebbero suicidati piuttosto che stare lì. La mia tentazione era stata quella di filmarli e pubblicare il video, però oltre a prendere una denuncia per violazione di privacy, non avrei fatto altro che far arrabbiare queste persone. Cerchiamo di dare un'informazione, fa troppo caldo, se la temperatura dell'asfalto è eccessiva per il palmo della vostra mano. Immaginatevi le zampe di un cane, non possono nemmeno sudare, quindi teneteli a casa. Visto che avete scritto un sacco di cose, torno in su e vado a leggere, perché o parlo o leggo. In questo sono. Ho una collega che è in grado di fare entrambe le cose contemporaneamente, come faccia? Non lo so, io non ci arrivo. Allora, tanto sto poco che devo andare. Bravo, dove vai a lavorare con sto caldo? Io persino ho la piscina, ma adesso fa veramente troppo caldo. Moriremmo tutti, io, il cane, il cliente, tutti. Dai, dici Ettore, prima di andare, dove devi andare? Tanto dopo ti chiamo. Giulia scrive: come mai il cane si sveglia sempre molto presto nonostante lo porti giù il più tardi possibile la sera? Forse una questione di luce, forse una questione di abitudini. Banalmente, spesso si svegliano durante la notte, non fanno 8 ore, tra virgolette, filate come facciamo noi, e che a una certa ha deciso che bisogna alzarsi e la giornata inizia. Gli animali tendono a svegliarsi comunque abbastanza presto. Quando offrivo il servizio pensione,
mi capitava di dover riassestare un pochettino l'orario di sveglia dei cani dei clienti, perché avevo gente che faceva i turni e quindi questi alle 4 e mezza, alle 5 si svegliavano. Anche no, cioè, insomma, e però prendevano già in una notte la tempistica della casa nuova, quindi di casa mia. Io di solito mi alzo per le 7:30, è il mio orario standard, 7, 7:30, però ovvia a volte alle 6:40 arriva. Ho notato che sono in realtà alle 6:43. Ho cercato di capire come mai 6:43, ho scoperto che uno dei vicini esce esattamente a quell'ora lì ed è un orologio svizzero, perché 6:43, no 44, 42, 43. E comunque lui arriva, mi dà la nasata per farmi alzare, io lo guardo e gli dico sciacquati dai maroni perché non è il momento. Quindi può essere una questione di abitudine, Giulia. Romina, spunto, come comportarsi quando i cani per strada si abbaiano tra di loro. Allora va capito la motivazione che c'è dietro: è un abbaio perché ti riconosco e voglio avvicinarti, giocare con te, è un abbaio perché ti voglio tenere lontano, è un abbaio perché non ho idea di come funzionino le cose, quindi ho poche competenze e io abbaio dunque sono, e sono tutte situazioni differenti. Io generalmente ignoro completamente quello che ho intorno, a meno che non sia un pericolo, quindi l'altro proprietario che non riesce a tenere il cane me lo sta fiondando addosso, mi concentro sul mio e do l'indicazione al mio in base a quello che posso eventualmente fare. Io e ho litigato con un signore per il cane lasciato al sole. Sì. Quindi sull'abbaio e la reattività. Una tra le cose che non fa danno, perché attenzione, non tutti i consigli, anche se di buon senso, sono senza effetti collaterali, chiamiamoli così. Una cosa che tende a non fare danno è prendere distanza. Voi nel dubbio toglietevi da dove siete, allontanatevi, spostatevi. Alcuni vi diranno: ah, ma così tu rinforzi il comportamento del cane. Può essere. Non è da escludere completamente, però se comunque quel comportamento che sta elicitando, che sta emettendo l'abbaio, è dato su base ansiosa o di paura, venendo via da lì avete rassicurato il vostro cane e gli avete detto che siete in grado di gestire la situazione. La volta prossima il fatto di allontanarvi renderà meno reattivo il vostro cane, perché a quel punto piano piano capirà per associazione che basterà che lui fa un bu e voi lo portate via. Quindi avete rinforzato l'abbaio o avete rinforzato una sorta di fiducia e sicurezza nei vostri confronti, perché il quadro è un po' più complesso, non è che non ragionate sempre solo in modalità meccanica, sono animali, sono lineari, ma sono un po' più complessi di quanto su alcuni video vedo fare. Ho visto un video corretto, correttissimo, di una modalità per fare il terra in un modo un po' diverso da quello in avanti, il terra all'indietro. E veniva venduto come l'unico modo di fare il terra perché altrimenti fai un errore. Ma no, ma ci sono una milionata diverse di modi per mandare a terra un cane in stimolo. Se siete molto bravi in shaping, con dei target, con in avanti, all'indietro, chiedendo al cane di mettere le zampe su determinati punti particolari, cioè c'è la qualunque. Qual è il metodo giusto? Dipende dal vostro cane e da qual è l'obiettivo che volete raggiungere. Quindi attenzione, se io ad un privato che viene da me, il cane si siede e scoscia, quindi tutto storto, e il proprietario è contento, felice, perché non farà mai una competizione cinofila in vita sua. Ma devo stare a dirgli che il suo cane si è appena seduto male o è tutto storto. Ah, siate più aperti di così. Non esiste il bianco, il nero, il sì e il no. Ci sono posizioni etiche. Ad esempio, io non uso certi metodi per questioni etiche, ma non mi sentirete mai dire che non funzionano. Il metodo calci in culo funziona. Ha degli effetti collaterali e io eticamente non li uso, ma lungi da me dire ah, assolutamente è sbagliato. Sbagliato in cinofilia dipende da quello che state facendo e da chi avete davanti, e questo vale all'opposto.
il giusto è un dipende, è perché io fatico a darvi dei consigli diretti e puntuali quando mi chiedete le cose. Non è che voglio vendervi la lezione o non voglio darvi il consiglio, è che è maledettamente difficile non fare danno. Il buon consiglio deve essere generico, perché se entro nel particolare e non ho interpretato bene la vostra domanda, voi avete letto male il cane, state interpretando male qualcosa, io rischio di fare un danno. Magari, e vi ho solo consigliato, lo fai sedere e gli dai un boccone. Che uno dice, beh, dov'è il problema? Dipende dal tipo di emotività che sta vivendo il cane in quel momento, perché io non solo rischio di aumentare il problema che mi avevate descritto, ad esempio in questo caso l'abbaio descritto da Romina, ma rischio anche di distruggere un comportamento acquisito, perché se l'associazione è negativa, il cane non solo non smetterà di abbaiare, ma smetterà di sedersi. Quindi state attenti a queste cose meccaniche, perché vi dico non chiedeteci queste cose su internet, perché non vi vediamo attraverso i monitor e gli schermi, dobbiamo vedervi dal vivo e quindi è tanta roba. Allora, Bianca, il cane di mia sorella è diventato aggressivo con le persone per strada. Ci sta? Descrivimi aggressivo. Aggressivo nel senso che ne ha già timbrati quanti? Abbaia e va in avanti? Cosa faceva quando era più piccolo? Voi l'avete tutelato, l'avete protetto, gli avete insegnato che non doveva necessariamente interagire con tutti? E non è quello che vi dicono di farvi fare, perché la socializzazione, ah no, io lo porto ovunque. Ma perché? Cioè, socializzare vuol dire imparare a non rispondere a uno stimolo, non a rispondere più su. Quindi, per quello che leggo, Bianca, forse il cane di tua sorella ha una mancata socializzazione, una socializzazione fatta in modo errato. Va visto, non lo so se è risolvibile. Ci sono cani tosti e stronzi, a prescindere, indipendentemente da quello che fate. Anche questo è un mito ed è il mito di quelli che lavorano da 3 giorni in cinofilia. Non è vero che tutto è in mano vostra e non è vero che se fate le cose tutte fatte per bene il cane sarà fantastico. Ci sono degli individui, e dico individui e non cani proprio per allargare la schiera. Ci sono degli individui che voi potete gestire come volete, col metodo che volete, e non farete mai breccia. E non c'è modo di cambiare certe cose, le potrete gestire. Ma la gestione non è aver modificato certe cose, è gestire l'errore. Gestire l'errore vuol dire io ho un cane reattivo, vedo che arriva uno stimolo che lo farà partire. Io, persona, do un segnale al cane, un comando, vieni via, seduto, terra, piede, passo, guardami, qualunque cosa, per impedire al cane di partire nella sua risposta naturale. Ma alcune cose noi non le possiamo cambiare e non è quello che vi vendono spesso e volentieri. Se avete dei cani problematici, Ettore Dolbianco, Ettore, bravo, potresti passare anche al campo da me a sistemare, ho la palestra da sistemare. Quindi ecco. Ciao, come faccio ad insegnare il mio cane a salire in macchina nemmeno coi premietti? Se non ha paura, perché se ha paura bisogna vederlo, ma se non ha paura puoi banalmente mettere la macchina in un posto tranquillo, il garage, in un parchetto all'ombra, nel tuo giardino all'ombra, portiere belle aperte, tu metti anche su un po' di musica così te la godi, ti metti lì, leggi, se poi il cane vuole arrivare a interagire con te, bene, puoi attirarlo verso di te, magari con una corda, con una pallina, ma non tirata verso la macchina, tu sei già in auto e sostanzialmente chiedi al cane se vuole venire verso di te. Io l'ho fatto con il mio primo vecchio cane, che detestava l'auto, e presa da disperazione io mi sono seduta in auto e ho detto: senti, a una certa te fai un po' quello che vuoi, io mi metto a leggere.
Appena ho preso il libro, ho iniziato a leggere, questa si è sdraiata vicino a me e si è messa a dormire. È stata l'ultima volta in cui ho fatto fatica a farla salire. Abbiamo fatto il giro d'Europa in camper, ha viaggiato ovunque con me e non ha mai più avuto problemi a salire in auto. Ho speso un pomeriggio per cercare di tranquillizzarla, calmarla. Questo sì. Non ho un modo più diretto di fare, di dirti come fare, perché non so che reazione ha il tuo cane. Alcuni mi dicono: ho fatto entrare il cane in acqua prendendolo in braccio. Ho fatto bene? Non lo so, non lo so, perché io a volte lo faccio. Con alcuni cani, a volte non m'azzardo, ma neanche ma proprio zero, perché mi staccherebbero la faccia. Come faccio a sapere qual è il mezzo dei vostri cani, quello che in braccio si rilassa e finalmente trova la calma per poter interagire con l'acqua, la macchina, l'ascensore, quello che è? O avete un cane che si chiude e diventa una bestia di Satana e vi vola addosso? Sembra una domanda facile, la risposta al solito è un po' più complessa. Simone, esatto, purtroppo ho visto di peggio: padrone in bicicletta e il cane che corre stremato al caldo. Cioè, allora, io mi domando anche la gente se abbia le pigne in testa, però lo fanno. Io poi adesso abito vicino a una zona di pista ciclabile, li vedo andare giù. Io ai miei clienti dico: vai ovunque col cane, col cucciolo, con gli adulti il discorso è diverso. Con il cucciolo puoi andare ovunque tranne che in ciclo pedonale, ma te lo vieto e se ti vedo in ciclo pedonale ti sparo alle gambe. Cioè, proprio divento una bestia di Satana perché buttano via tutto il mio lavoro, tutto quello che tento di fare. Come si fa a modificare gli orari? Dipende dal cane. Allora, una cosa che puoi tentare di fare: dai un minimo di attenzione al cane senza alzarti, la chiami, gli fai due grattine sulla testa e con una voce molto tranquilla gli dici: no, no, guarda, resta qui, se ce l'hai puoi usare il comando: vai al tuo posto, vai a nanna, è finito, resta. Cose di questo tipo. Ogni tanto, se hai un minimo di abitudine su questo, cioè se hai già fatto questo tipo di associazioni con il tuo cane, di solito funziona abbastanza in fretta. I cani dei clienti che io avevo qui in casa erano tutti cani che io conoscevo già, quindi anche quelli problematici quando facevo il college, che quindi i cani venivano da me, cani problematici arrivavano da me, sapevo che tipo di problemi dovevo gestire, ma questo degli orari non è tanto un problema quanto un'abitudine differente. Ah, intendevo tra maschi, il mio di solito si fa i cavoli suoi, ma 2 per 3 ma 2 o 3 giù abbaiano sempre e lui li odia. Simpatia e antipatia esistono, eh? La mia Malin odiava proprio, fumo negli occhi, i pastori tedeschi a pelo lungo. Poteva essere il cane più buono del mondo, maschio o femmina, a lei non interessava. Tu eri un pastore tedesco a pelo lungo, dovevi morire. Morire brutto e morire male. Cosa facevo io? Capita la situazione, le chiedevo semplicemente, andavo in gestione e dicevo: ok, dai, l'ho visto, è antipatico anche a me, dai, facciamo che ce ne andiamo da quest'altra parte, oppure seduto, terra, resta, piede, passo, tutto quello che mi capitava di poterle dire, pur di dirle: non ti avvicinerai a quel cane, io non permetterò che quel cane si avvicini a te, perché era comunque su base ansiosa, parlo della mia malin. E lei si tranquillizzava, li guardava con odio, ogni tanto sfoderava i denti, poi lei rideva alle persone, poi ogni tanto trasformava il riso in ringhio. E se lo trovo vi posterò il video perché è pazzesco. Tu vedi questi denti e sono la prima cosa che ti colgono così, queste zanne pazzesche, ma quello che cambiava era lo sguardo. Lo sguardo da riso carino a un tamazzo ed era evidente la differenza e cambiava proprio il tono in mezzo secondo. E mai nessun cane ha malinterpretato il suo riso, perché cosa che i sacri testi negano, la overall
Adesso no, non ce l'ho più qui, ce l'ho al campo, un po' di libri cinofili li ho portati al campo, ma una delle Bibbie cinofile è di una notissima veterinaria comportamentalista americana, specifica che il riso nei cani, quindi proprio quando mostrano completamente tutti i denti con l'intento di ridere, non è un ringhio, viene licitato, viene fatto solo verso le persone, e mai, mai sui cani. Io ho più prove, anche filmate, del mio Malin che rideva ai cani, rideva, e i cani che ricevevano questo sorriso rispondevano correttamente, quindi non malinterpretavano la cosa. Sarebbe bello farci uno studio un po' più approfondito, è che la mia Malin non c'è più. E non so se ci sono dei ricercatori interessati ad una cosa di questo tipo, però sì, i sacri testi negavano qualcosa che io ho visto accadere per degli anni. Oggi sto andando un po' per campi, eh? Ora torno alle vostre domande. Ieri non ho mai fatto. Ieri non l'ho mai fatto, la mia Kiki per salutare mia zia è saltata addosso facendola cadere. Allora, ogni tanto i cani esagerano, Obi tende a essere molto intenso con gli estranei, infatti con i proprietari quando facciamo dei gruppi al campo con i loro cani avviso, guardate che Obi vi salterà in faccia e probabilmente vi strapperà la mascherina perché la usa come target il maledetto, però non lo fa su mia madre che è anziana, su persone sono in qualche modo delicate, non lo fa sui bambini per intenderci, perché lo facciano nel caso specifico di Obi, l'ho visto, lo conosco, lo so leggere, quando è in difficoltà. Non è un saluto come saluterebbe me. Andrebbe visto, alcuni cani non sanno come si saluta, quindi hanno una modalità e la usano per tutti, non cambiano il contesto, anche questo fa parte di quello che gli dovremmo insegnare. Che masticativi consigli per un pastore australiano di 8 mesi? Tutti quelli che trovi in commercio. Io amo i palchi di tutti i tipi: cervo, daino, capriolo, legna di tutti i tipi. Tenetevi forte che si scheggi o meno, a me interessa poco, anche perché se io dovessi togliere tutta la legna che si scheggia dalla bocca dei cani con cui lavoro. Cioè, diventerebbe Mission Impossible. Plastiche di varie nature, gomme di varie nature. Io di solito, spesso compro dei palloni, me li regalavano quelli della società sportiva di calcetto, quelli che non funzionano più. Li bucavo, se c'era dentro la camera d'aria la toglievo e la palla in stoffa cucita la davo ai cani già tutta sciancica, come masticativo. Però attenzione, hai un cane che ingurgita tutto oppure no? Perché alcuni cani masticano e cacciano giù. Obi no, Obi è il 99% dei cani non lo fa, però anche lì va visto. Non uso masticativi solo di tipo alimentare perché altrimenti devi sempre fare un calcolo con la dieta, cioè quanto ha mangiato oggi il cane e devi un po' sottrarre perché se no poi gli fai star male. Allora, Ombretta, mi scrivi come mai, però mi sono persa la domanda, non mi è mai successo. Ah, è per il saltare addosso? Andrebbe un po' vista. Chiara scrive, come calmare cane adolescente quando inizia ad abbaiare, vuole attenzioni. Se vado verso... Di lei continua ad abbaiare e corre via, per il resto è sempre affettuosa e calma. Allora, la calma, cioè, io ho fatto dei video, scrivi il mio hashtag che è tagliati per i cani, tutto attaccato, e scrivi hashtag calma. Dovrebbero comparirti abbastanza in fretta i video sulla calma, sono tre video, uno di seguito all'altro, e lì già qualche informazione la trovi. Come tendo a insegnare la calma ad un cane quando è già calmo? Quindi non quando è fuori come un balcone, ma quando è calmo, io associo una parola, ripetendola banalmente. Siamo magari sul divano, ci facciamo i grattini, pancia all'aria, io inizio a dire quella parola lì. Consiglio parole allungabili, che potrete ripetere in modo un po' cantilenante. Io uso due parole, relax,
e calma. Forse ne inserirò una terza, ma vediamo. Cosa faccio quando il cane è già calmo? Gli faccio due grattini e ogni tanto dico relax, relax. E ripeto, il cane è già calmo. Quando il cane si agita, in base al tipo di agitazione che ha, all'età che ha e alle competenze che ha, se gli piace essere toccato oppure no, cerco di o entrare fisicamente in contatto col cane, anche proprio con una mano lo tocco, non c'è pressione, non c'è forza, non c'è solo contatto della serie Ciccio, sono qua. Ad alcuni cani una mano sul posteriore tende a riportarli un attimo in sé, cioè proprio gli metti la mano sull'acchiappona per intenderci e ti guardano come ah sei tu, altri lo fai, si girano e te la staccano, quindi valutate bene che cane avete e che tipo di reattività ha, però lì inizio a dire quella parola che per magari una settimana prima ho condizionato, relax. Spesso quello che ottieni è che il cane inizia a guardarti stupito. E piano piano scendono di attivazione. Però un adolescente calmo, raga, non esiste. Io so che molti di voi hanno un'età adolescenziale, cioè se io vi dicessi domani mattina, raga, che bello, ci facciamo 9 ore tutti chiusi in biblioteca a leggere trattati di filosofia, cioè, ma mi sparate, ma anche solo per aver pensato una cosa del genere, è la stessa cosa che stai chiedendo a un cane adolescente, cioè la calma la devono imparare, adesso è carico di energie, ormoni e tutto quello che capita, quindi piano piano parte dell'educazione è insegnare anche a come incanalare questo tipo di emotività. Abbiamo ancora pochi minuti, eh? La mia ragazza ha un nuovo cucciolo, come fare per evitare i bisogni in casa? Non puoi, Gingia. Anzi, un cucciolo, adesso esagero, però la dico grossa, deve sporcare in casa. Ecco, mettiamola così. Sul fatto che non hanno il controllo degli sfinteri, sul fatto che la mamma li abitua per 30 giorni a sporcare nella cassaparto, tana, cuccia, chiamatela come volete, il fatto che se mettono il loro odore fuori, si mettono anche a rischio di essere predati perché loro sono i più piccoli, più deboli, più indifesi. Tutte queste informazioni non passano mai, ma vi dico, cambio proprio il modo in cui mi relaziono con voi, vi dico, i cuccioli devono sporcare in casa, punto. E io vi vieto l'uso delle traversine, ve le sconsiglio fortissimamente. Non cedete alla tentazione malefica della traversina, perché poi arrivate a scrivermi quando sono grandi, ma il mio cane fa la pipì in casa, sui tappeti, sulle tende ai maschi e sul bordo del divano. Secondo voi dove l'hanno imparato? Da cuccioli sulle traversine. Quindi occhio a quello che insegnate. Cosa fare per un cucciolo? Portateli fuori spesso. Dopo mangiato, appena svegli, dopo un'emozione forte, ogni 2 ore, anche se fa un caldo bestia, trovate un modo per portarli fuori e piano piano vedrai che il cucciolo smetterà di farla. È normale. Però è una domanda che è veramente super gettonata e mi lascia tanto stupita perché i cuccioli sporcano in casa. Punto. Allora, Romina, io ho fatto venire più volte l'educatrice, ma la sfiga vuole che non incontro mai questi cani. Ma se a me capita che i clienti mi dicano: ah, ma qui si comporta in modo diverso, ah, ma a casa è così, ah, ma a casa è così. A me non serve vedere la reazione completa. Anzi, il fatto che io spesso e volentieri chiedo ai clienti che hanno problemi di territorialità di non, cioè, di non far andare me a casa, ma venire loro al campo, è proprio perché io devo partire dal livello zero del cane, quindi so già qual è l'errore, me l'hai descritto, ti posso anche credere, mi basta vedere l'inizio della salita di quell'errore per capire dov'è il punto in cui il cane perde il controllo. Perché lo capisco? Perché faccio questo da 20 anni, ragazzi, è parte del nostro mestiere. Qual è il compito di un istruttore? Indurre il cane in errore? No. Ma presentargli un comportamento alternativo e iniziare a rinforzare quello per scalzare l'errore. Quindi a noi, parlo per me, a me non serve vedere il 100% dell'errore, a me serve vedere quando parte, come parte e perché parte. Queste sono tre cose che io devo poter vedere per essere di aiuto. Viste queste tre cose, non mi metto più in quella situazione lì, perché se mi dite il cane tira il guinzaglio,
Ma secondo voi io parto dal guinzaglio a farvi lavorare? No, perché se partiamo dal guinzaglio so già che il cane sbaglia. È quello il problema? Io non posso partire dal problema per farvi arrivare alla soluzione. Chi lavora in quel modo lì è con tutto rispetto, ma è un muratore, non è un istruttore. Cioè, a sa famiglia in sci, fieu, in dialetto. Per preparare un cane sportivo è vero che è meglio partire dai 6 mesi. 6 mesi per fare cosa? Cioè, se per fare sport sei in ritardo di 4, per fare socializzazione anche, per fare vita e tutto il resto anche, se per fare attività specifica sportiva sei in anticipo di un anno e mezzo. Per fare cosa? Cioè, ogni età ha la propria cosa. Poi, attenzione, io sono anni che non faccio più competizioni, quindi a me della performance, sono onesta, non mi interessa un granché. Però i miei cani, tutti, anche quelli dei clienti, sono molto bravi ad imparare. Perché? Perché io punto tutta l'attenzione su quello. Ricordo com'è Jane, non mi viene in mente il nome. McAllister, Jane McAllister, 2 o 3 volte campione mondiale di this dog, vado e faccio uno stage così per imparare qualcosa. Vado con la mia Malin, io i frisbee li tiro un po' così come capitano, non sono assolutamente specialista né specializzata, gioco ogni tanto col frisbee col cani, basta. E lei vede me e dice: minchia, questa c'ha 8 mani sinistre. Vero? E poi vede il mio cane. Lei mi dava le indicazioni e man mano che lei mi dava le indicazioni, il mio cane iniziava a dare sempre performance migliori, ma nell'arco di 4-5 minuti. Questa viene e mi dice: cavolo, ma io voglio comprarlo il tuo cane, come fa a imparare così in fretta? Io l'ho guardata, ho sorriso e gli ho detto: perché io le ho insegnato ad imparare per tutta la vita, quindi qualunque cosa io le presento, e aveva 6 anni il cane, non aveva proprio 2 giorni. Qualunque cosa io le presento, lei lo impara in tempo zero, perché è quello che le ho insegnato a fare per tutta la vita. Quindi anche lì, cane sportivo 6 mesi già sul campo, per me è uno spreco, cioè punterei l'attenzione ben su altro. Quindi io sono un po' strana su queste cose. Durante la passeggiata il mio cane mi taglia la strada, cosa posso fare? Dipende. Dipende, se è un cucciolo, sei tu che segui il cane, un po' di qui, un po' di là, un po' di qui, un po' di là, un po' di qui, un po' di là. Se è un adulto, si può iniziare a chiedergli cortesemente, cioè sei partito a destra, rimani a destra, sei a sinistra, rimani a sinistra. Però che competenze ha il guinzaglio? Dove vai a passeggiare? Quando lo fa? Lo fa sempre? Come te lo chiede? Poi ti taglia la strada davanti o girandoti all'indietro? Perché anche quella è una cosa che di nuovo va vista. Consiglio su un cane che salta addosso alle persone che entrano in casa, avvisa le persone. Oppure dai un comportamento alternativo al cane. Se è un cane da guardia barra difesa, sta prendendo le misure di quelli che entrano. Puoi accogliere l'estraneo mettendo un guinzaglio al cane un attimo, lo avvicini tu chiedendogli di fare. Magari con calma, fallo con le persone di famiglia con cui puoi fare il teatrino 4, 5, 6, 7 volte, in modo che il cane alla prima salta su, alla seconda dice: ah, ancora lui, alla terza dice: ok, ho capito, che palle, sempre questa, alla quarta, alla quinta, alla sesta, in cui ripeti il teatrino, il cane ti dice: è sempre lui, non mi interessa, ma tu lo puoi rinforzare. E poi parti con una persona nuova, però non lo so. Se questa è una modalità che ti può essere d'aiuto, questo che ti ho appena dato è un buon consiglio, quindi danni non ne fai. Male che vada, ti sei divertito a instaurare un'abitudine nuova nel cane, ecco, ma un danno negativo facendo questo non puoi farlo. Una settimana in montagna con cane, che attività divertenti potrei proporre? Dipende dove è la montagna. Di sicuro passeggiate, se non è zona parco, puoi anche magari sganciarlo e camminare. Raga, oggi faccio solo 2 minuti in più perché veramente ho il campo che mi aspetta. E dipende anche da che tipo di cane hai. Magari in questa montagna c'è zona acqua, zona lago.
Io andrei a pucciarmi in acqua, ma senza neanche chiedermelo, quindi. Ho letto che sono molto importanti i masticattivi, ma secondo te per uno spitz 4 mesi è troppo presto? No, no, anzi, è proprio il momento in cui distruggono la qualunque proprio per masticare. Io, fra le cose, masticativi già parlato in questa live che verrà caricata su canale YouTube, quindi la puoi riguardare perché ci saranno informazioni che ti interessano. Non l'ho messo, ma io do anche il cartone. I cartoncini, quelli della carta igienica, il rotolo dello Scottex, arriva la scatola di Amazon. Io tengo tutto e sacrifico per come masticativo. Ho diversi filmati, anzi, su quello. Mi hanno consigliato un musetto di maiale per un cucciolo di 4 mesi. Sono quelli secchi, non so mai come li seccano. Io personalmente non li prendo. Però, cioè, se il cane non viene il cagotto, non sta male, perché no? Io masticativi proalimentari non me la sento di consigliarli. Io chiedi, per quello chiedi a un veterinario, consiglio masticativi a 0 calorie. Piuttosto vado più serena a consigliarti un terribile osso in 100% nylon che fa venire la pelle d'oca a quelli che eco bio sta ciufola, sei un cane che non può mangiare niente. Discussione fatta spesso sulle crocchette. Ci sono dei cani malati che non possono uscire dalla loro dieta. Ma la masticazione è importante anche per loro, quindi a loro bisogna trovare un masticativo accessibile. Osso in nylon 100%, possono anche mandarlo giù, come lo cacciano giù, lo mettono fuori perché valore nutrizionale zero e il cane è appagato. Io personalmente su tutto ciò che alimentare non è il mio ambito, ragazzi, non, no. Allora, saltano addosso a tutti, diventano davvero un problema, lo fanno anche con i miei figli, poi il maschio non fa mangiare nessuno, sono costretta a farli mangiare chiusi da soli. Hai decisamente bisogno di un istruttore, perché io che debba vivere in scacco con i cani che mi gestiscono in casa, ho 4 pitbull in casa, possono anche essere 10, cioè non esiste che la mia vita e le mie abitudini ruotano intorno al cane, qualcosa è andato storto di brutto. E perché 4 cani? Cioè sono un... Adesso io non lo so che vita fai, però a naso partirei se mi chiamassi domani mattina col fatto che devo aumentare l'attività ai cani. Perché 4 cani, tu hai una vita e una famiglia, quei 4 cani hanno troppo tempo libero. Cioè, se un cane ha una vita piena e appagata, il resto della giornata la passa dormendo. Quello che mi hai descritto, secondo me, è qualcosa che... Non lo so, io Dani ti consiglierei di cercare un istruttore in zona per cercare di trovare un equilibrio perché non va bene. Ho un pastore tedesco, 2 anni, molto equilibrato come mai, con i cuccioli a volte gioca mettendo la bocca, mettendo li tengono giù tenendo la bocca sulla gola. Non te ne sei mai accorto, ma i pastori lo fanno tutti, tutti. Tutti i pastori mordono e tutti i pastori ti tengono giù, esattamente come i Golden o alcuni Labrador, quando ne hanno piene le scatole dei cuccioli, gli si sdraiano sopra. Anche alcuni bovari lo fanno. I Rhodesian tendono a prenderti a sberle con le zampe, proprio ti danno le zampate. Sono cose abbastanza macro che si vedono spesso in un gruppo di cani, e nei pastori il fatto che ti prendano la gola e ti tengano giù è estremamente comune, non solo nei pastori tedeschi, ma anche nei Malin. I border tendono più a pinzarti la chiappa più che il collo, però è molto tipico ed è equilibrato, è così che si muovono. Ho un bull terrier di 4 anni, è sempre stato buono, è stato aggredito da un randagio e lo vedo nervoso. Beh, se fossi nervosa, se fossi stata aggredita tu, saresti nervosa anche tu. Prova a chiedere aiuto prima che questo diventi un problema, perché un bull terrier di 4 anni che decide di doversi proteggere potrebbe diventare problematica. Allora, Luna scrive: per evitare che sporchino, basta portarli fuori dopo ogni papa aver giocato e dopo che hanno dormito. Sì, sono le tre fasi giuste, però il fatto che noi facciamo tutto ciò che è corretto non significa che il cucciolo segua. Ci sono cuccioli che voi potete comportarvi come volete, la fanno comunque in casa e non dovete sgridarli.
dovete accettare il fatto che vi siete presi un cucciolo e i cuccioli sporcano anche in casa. Punto. Allora, ragazzi, sono contenta, ma vedo veramente una milionata di domande a cui non ho risposto, ma oggi proprio non riesco. Domani sarà una giornata super full, quindi di sicuro non sarò online, però forse sabato verso quest'ora che è troppo caldo per fare lezione, non avendo io lezione all'interno in aria condizionata, in teoria sabato ho ancora un buco. Se riesco mi connetterò verso quest'ora. Vi saluto, sono un po' stanca, vi saluto, ci vediamo alla prossima e carico anche questa live sul canale di YouTube. Ciao ragazzi, ciao ciao, bau bau.